Cowabunga, ascoltatori, io sono Noah e questa è la nona puntata di Stupidaggine a Catinelle, una rubrica super seria per gente stupida e chi dice il contrario ha ragione, in cui vi farò una classifica di fatti divertenti e assurdi che sono accaduti in giro per il mondo. 5. Delle volte i migliori attori non si trovano ad Hollywood, ma bensì dentro la propria casa, ed è stato questo il caso di uno scoiattolo volante domestico che è stato ripreso proprio mentre dava il meglio di sé per recitare la parte del morto. Ultimamente comunque fingersi morti è una cosa che va tanto. 3 puntate fa ho parlato di un tizio che si finge morto per ottenere il ruolo di un cadavere. La puntata scorsa un tizio ha inscenato il suo funerale per poi presentarsi in elicottero nel mezzo della cerimonia, e ora ci si mettono anche gli scoiattoli, cioè non se ne può più praticamente. Bisogna però dire che l'interpretazione dello scoiattolo è stata da Oscar, perché io ci sarei cascata in pieno nella sua trappola. Ora vi racconto il filmato. Abbiamo questo scoiattolino che cammina per casa come se niente fosse, quando ad un tratto si avvicina ad una scopa appoggiata al muro. La tocca con le zampette un paio di volte e per le famose regole della gravità la scopa cade a terra, fortunatamente non colpendolo. Ma lo scoiattolo non era felice del risultato, lui voleva i riflettori puntati su di lui e quindi decide di avvicinarsi alla scopa e si posiziona il manico sopra la pancia, stendendosi poi a 4 di spade per terra. Ed è rimasto fermo così per un po'. Ogni tanto si muoveva giusto per riposizionare il manico e assicurarsi che fosse nella posizione giusta, ma a parte questo nient'altro. Un attore bravissimo, niente da dire, se avete bisogno di uno scoiattolo che faccia il morto, quindi sapete a chi rivolgervi. 4. Ci troviamo in Russia, nella regione di Kaluga, o Kaluga, non so come si dica, e una scolaresca accompagnata dai genitori stava tornando col bus da una gita che si svolge in un centro ricreativo, che si trova sempre lì, nella regione di Kaluga, o Kaluga. Si sa che alcuni genitori sono particolarmente rompiscatole e l'unica cosa da fare delle volte è sopportarli. Tuttavia, l'autista del bus ha avuto una soluzione diversa dalla mia. Stanco infatti delle critiche fatte dai genitori per come guidava, ha fermato il bus nel mezzo del nulla, ha fatto scendere tutti, bambini e genitori, insegnanti, quelli che c'erano insomma, e poi è ripartito come se niente fosse. E quando dico nel mezzo del nulla, intendo davvero nel mezzo del nulla. Intorno a loro c'era la campagna e basta, senza nemmeno una casa o un autogrill, veramente già è tanto che c'era la strada, vabbè. Fortunatamente la polizia è arrivata, ha chiamato un altro autobus, guidato però dallo stesso conducente di prima, che appena visto chi erano i passeggeri ha deciso di ripartire senza farli salire. Sto scherzando, il conducente del bus era un'altra persona, meno permalosa speriamo, e tutti quanti sono tornati a Mosca, nessuno si è fatto male e stanno tutti bene. 3. Avete mai sentito parlare del gioco Duck Hunt della Nintendo? Se la risposta è no, ora ve lo spiego, se la risposta è sì, vi beccate lo stesso la spiegazione, mi disp... Duck Hunt è un gioco per il Nintendo NES, console uscita in Giappone nei primi anni 80, preciso che per giocare dovevi per forza collegare la console alla TV. Quindi lo scopo di questo gioco è sparare alle papere che volano nello schermo, evitando di acchiappare il proprio cane da caccia che ogni tanto sbuca dal prato. Per sparare si usa una pistola, e anche bella grossa, che bisogna puntare allo schermo. Ma cosa c'entra con la notizia? Ora arriviamo al dunque. Ci troviamo in South Carolina, dove un uomo di nome David Joseph D'Alessandro decide di rapinare un negozio di alimentari munito di maschera, parrucca e indovinate cosa usa come arma? La pistola del gioco Duck Hunt. Ma siccome una pistola rossa e bianca era poco credibile, prima del furto l'ha saggiamente dipinta di nero e grigio. Il ladro quindi entra in azione e si dirige alla cassa, dove ordina al cassiere di consegnargli $300, cioè 272 euro e 60 centesimi, facendogli vedere la pistola che ha messo nella cintura. Una volta tenuto il bottino, il ladro se ne va, ma è stato preso fortunatamente subito dopo dalla polizia ed è stato spedito in un centro di detenzione, dove sfortunatamente non hanno il gioco Duck Hunt. La pistola quindi non la può usare in nessun modo. Oddio, un'idea ci sarebbe, ma non posso dirla qui. 2. C'è chi preferisce tenere un cane per fare la guardia, chi invece installa allarmi e telecamere. La signora Mary Simmons, di cui parliamo oggi, invece, ha preferito tenere su le sue decorazioni di Halloween per contrastare eventuali furti nella sua abitazione. Ci troviamo in Ohio, nella città di PK. Più nello specifico ci troviamo nel giardino di questa signora. In questo giardino c'è un ospite speciale di nome Phil, che sarebbe una statua di un lupo mannaro alta 2 metri e 93 centimetri, piantata saldamente a terra. Questa decorazione mastodontica è stata comprata ad Halloween scorso, quindi il 2022, e da lì in avanti è stata sempre residente nel suo giardino. Tuttavia la signora ci teneva che Phil si integrasse bene nella comunità, e per fare questo gli ha cambiato i vestiti ad ogni festività. Per esempio, nel momento in cui registro, quindi 29 giugno 2023, Phil è vestito con un crop top a tema bandiera americana in vista della festa del 4 luglio, che sarebbe il giorno della festa indipendenza americana.
Il vicinato e anche altre persone sembrano apprezzare questo impegno nel personalizzare Lupo Mannaro, tanto che la pagina social dedicata a Phil e i suoi bellissimi outfit ha raggiunto i 2000 followers e la signora ha già avviato un suo merchandising. Come al solito però qualche rompiscatole c'è sempre. Infatti ci sono state delle lamentele anonime, ma la signora Simmons non ha intenzione di togliere il suo amato Phil dal suo giardino, perché oltre a fare la guardia è anche diventato la mascotte della sua casa. 1. C'è una bellissima città in Polonia che si chiama El, con una L, dove, ironia della sorte, si trova un resort molto famoso tra i turisti. Le maggiori attrazioni sono infatti le spiagge tranquille e i sereni percorsi nel mezzo della foresta. Quindi, al contrario del nome, è un posto molto piacevole in cui passare il tempo. Per chi non ha la macchina, può arrivare comodamente al resort usando una linea di bus chiamato Route 666, quindi Route 666. Una coincidenza molto singolare che ha fatto ridere la maggior parte dei visitatori, tranne i gruppi cristiani che erano lì in vacanza, perché è tutto un complotto! Ogni anno, per quasi 10 anni infatti, la linea del bus ha ricevuto reclami da questi visitatori. Reclami in cui si insisteva per far cambiare il numero della linea del bus. Alla fine si è riusciti ad averla vinta e il numero è stato cambiato in Route 669, che alla fine, se uno vuole pensare male, non è poi un numero molto più santo di quello di prima. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine della classifica. Io sono Noah e questa era l'ultima notizia di Stupiaggine a Catinelle, una rubrica super seria e per niente stupida e che ci dice il contrario. Ha ragione, noi ci risentiamo prossimamente. Bella raga!